Michele Fornasier, grande entusiasmo a Pescara dopo anche l'ultima vittoria di campionato, si pensa già alla gara di Cesena, ma questi tifosi sognano occhi aperti. Certo, come lo facciamo noi, perché sappiamo di essere una bella squadra e abbiamo tutte le possibilità per far bene. Adesso dobbiamo, come hai detto te, pensare subito a Cesena e già ci stiamo lavorando questa settimana e andremo lì più convinti di prima. La difesa è un po' sempre sotto l'occhio critico dei tifosi ma anche degli addetti ai lavori. Fornasier, come vive il fatto di essere il vice campagnaro, comunque di essere almeno nelle gerarchie oggi il terzo difensore centrale? È una cosa che ti crea problemi oppure tu vai avanti per la tua strada? Io vado avanti per la mia strada, sono convinto di quello che so fare e ho le mie certezze e quindi ogni volta vado in campo cerco di dare il massimo, poi il resto verrà. Nelle ultime settimane qualche critica l'avevi ricevuta dopo qualche prestazione non eccelsa, soprattutto dopo l'espulsione nella gara con la Ternana, come hai vissuto quei giorni? Come tutti gli altri, è il calcio, ci sta, è normale, faccio il difensore e ogni tanto ci stanno anche i rossi, purtroppo. Difesa siete un po' contati considerando che Campagnaro non sta benissimo, Bunozza è reduce da un infortunio complicato, il fatto di essere in pochi vi fa stare in qualche occasione poco tranquilli? No, noi sappiamo quelli che siamo e ognuno dà il 100% per la squadra e per se stesso, quindi chiunque va in campo non abbiamo problemi, chiunque sia sappiamo che farà quello che deve fare. Per te questa può essere la stagione della definitiva consacrazione? Io lavoro per quello, poi come ti ho detto prima i risultati verranno da sé, io sono convinto di quello che faccio ogni giorno in allenamento, in campo e poi il resto verrà. Qual è l'obiettivo di questo Pescara? Dove volete arrivare? Si parla tanto di playoff, ma in questo momento avete un obiettivo preciso? Questo momento è vincere a Cesena e dopo Cesena sarà vincere quella dopo, quindi io guardo partita per partita.